I personaggi più importanti delle novelle e dei romanzi veristi sono anzitutto dei personaggi che si sentono colpevoli o che vivono situazioni colpevoli o che vengono ritenuti colpevoli. Pensiamo al Rosso Malpelo, che viene ritenuto colpevole, oppure pensiamo alla Lupa, no? Che è un personaggio di donna assetata di piaceri carnali, oppure pensiamo appunto a Ntoni Malavoglia, che vorrebbe abbandonare il mondo premoderno, il mondo arcaico, il mondo rurale, per andare a vivere nelle grandi città moderne, esattamente il percorso che ha compiuto Giovanni Verga quando si era spostato dalla Sicilia a Firenze e poi a Milano. Ma questo viene avvertito come una colpa, viene avvertito come un tradimento. C'è da questo punto di vista una linea di continuità non solo tra le novelle e Malavoglia, ma anche tra e Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, vale a dire tra la figura di Ntoni Malavoglia e la figura di Mastro Don Gesualdo. Ecco, Mastro Don Gesualdo è stato corrotto, per dir così, dalla modernità, perché ha assunto il principale valore o disvalore della modernità, che è la roba, i soldi, la logica economica. E per fare questo ha sacrificato tutti gli altri aspetti della propria vita. Ha sacrificato, per esempio, l'aspetto sentimentale, gli affetti, i sentimenti. Ha sposato una nobile che è bianca ed ha lasciato la propria amante contadina che era Diodata. Ma queste scelte producono proprio la sua sconfitta. Si potrebbe dire che a ogni vittoria in campo economico corrisponde una sconfitta interiore, che poi culminerà nella malattia, che è un'incarnazione un po' della roba, no? Il cancro allo stomaco sono le preoccupazioni che la roba ha provocato in Gesualdo, e appunto la malattia e poi la morte di Gesualdo. Per cui il romanzo, che proprio analizza la molla, il motore della modernità, i soldi, gli affari, la roba, è anche il romanzo che implicitamente denuncia il mondo degli affari, della roba, mostrando l'alienazione che la logica economica introduce nella vita di Gesualdo, ma si potrebbe dire nella vita di ciascuno di noi.